Era una partita molto difficile, perciò noi siamo qui facendo la nostra partita, cercando di imporre il nostro gioco, senza timori. Il Milan, ce lo dice Baresi, non si sente battuto in partenza. Il Verona, dopo il successo di Torino, ha rivelato ancora una volta tutta la sua forza. Ma il Milan, per imbrigliarla, punta sulla zona e su una tradizione da molti anni favorevole. A Verona, poi, piove ininterrottamente dal giorno prima. E il campo pesante rende difficile un po' tutto. Il controllo di palla, gli inserimenti dei difensori, gli scambi in velocità, armi vincenti di questo Verona. La palla ha spesso effetti imprevedibili e anche giocatori di gran classe si trovano praticamente privati del loro bagaglio tecnico dal fango e dalle pozzanghere. Il primo tempo è equilibrato. Nel Verona si distingue Fanna, mobilissimo ma non molto felice nelle conclusioni. Il Milan non sta a guardare. E i suoi centrocampisti giocano molti palloni. Non si vede però, in assenza di Etley, chi possa segnare, ed è questo il vero limite di una squadra che fino alla tre quarti non teme rivali e tenta anche in questa partita, in un paio di occasioni, la conclusione da fuori. La partita è pesante e in talune circostanze non si va molto per il sottile, per fermare un avversario oppure per conquistare un pallone, come vediamo adesso in questa azione che si sviluppa nell'area milanista. Un campionato però si vince facendo punti con qualsiasi terreno e allora nella ripresa il Verona spinge con maggiore convinzione. Il Milan arretra nella sua metà campo e subisce il gioco avversario, pur affidandosi su una difesa sempre ordinata e ben disposta. Il pallone dietro le spalle di Terraneo, a dire il vero, ci finisce ed è in questa occasione con la conclusione di Di Gennaro. L'arbitro comunque annulla per fuorigioco di Galderisi. Una decisione che Lidholm condivide e che Mascetti, direttore sportivo del Verona, diplomaticamente non contesta. Questo gol al nono della ripresa di Gennaro, c'era o no? No, non c'era, era fuori gioco. Alla nostra posizione in panchina è ben difficile vedere se il gol era valido o meno. L'arbitro ha detto di no e probabilmente avrà ragione. L'ultimo quarto d'ora è ancora veronese, ma sono ormai folate e isolate, dovute più che altro alla caparbietà di chi non vuole arrendersi al pareggio. Le due squadre comunque sono due realtà importanti del campionato. Una conferma autorevole viene da Beckenbauer, allenatore della nazionale tedesca. Faccio i miei complimenti a questo Verona, dice Beckenbauer, una squadra che gioca un calcio piacevole e che sicuramente ha ricevuto un grosso apporto dalla presenza di Hans-Peter Briegel. Un Beckenbauer dunque che non perde d'occhio i suoi campioni che giocano in Italia.